Arriviamo da 2 anni molto difficili, anche più di 2 anni. Comunque, il Covid ha sconvolto il territorio canavesano come l'intero mondo, perché la pandemia ha sicuramente dato un grosso schiaffo, non solo sotto il punto di vista morale, ma in particolare economico all'intero pianeta. Il canavese, appunto, che vive di industria in maniera particolare, ha passato dei momenti non facili. Gli ultimi mesi sono stati altrettanto complicati per la questione degli aumenti spropositati del costo dell'energia, quindi sicuramente situazioni non facili. Ma siamo arrivati a questo 2023 appena aperto e la speranza è sicuramente che ci sia un miglioramento, o almeno che si vada verso un cambiamento sostanziale, si ritorni a dei periodi un po' più felici. Per sapere un pochettino com'è la situazione per tastare il polso appunto del nostro territorio, abbiamo invitato Fabrizio Bellino. Buonasera Ciao, Fabrizio, grazie. responsabile della FIOM CGIL del Canavese e del Settimese. Con te Fabrizio, appunto, questa mia premessa molto blanda, molto generale, ma che con te invece cercheremo di analizzare un pochettino meglio, appunto era per chiederti come sta il Canavese a livello di lavoro? Punto di domanda. Ma intanto vi ringrazio e il canavese sicuramente, io dico sempre che è come i gatti a 9 vite, quindi diciamo che questo è un territorio che ha saputo sempre fare la sua parte, difendersi, reinventarsi e in questo momento sta attraversando una fase molto positiva. Cioè, nel senso che qui molti imprenditori hanno messo in discussione quello che era il loro anche patrimonio in alcuni casi, facendo investimenti notevoli, scommettendo sul lavoro, e questa è la differenza di territori come questi. Qui si riesce a spuntarla perché si sceglie di lavorare. E lavorare vuol dire fare le scelte, essere competitivi, gli investimenti. E sicuramente questo fa la differenza. E oggi in Canavese molte aziende sono all'avanguardia a livello internazionale, mondiale. Non era scontato un po' di anni fa. Oggi abbiamo un potenziale, chiaramente, con le difficoltà che tu dicevi prima. Sono degli effetti che non dipendono dal territorio, non dipendono dall'impresa, non dipendono dai lavoratori, dipendono da un Dal contesto mercato generale. globale. Quindi l'energia, le materie prime, il fatto che per 20 anni, 25, il lavoro fosse una cosa quasi anomala, no? Cioè veniva un po', detta in piemontese, schernita dal fatto che diceva tu lavori, ma dove lavori? Cioè, oggi ci si rende conto che la fedelizzazione del lavoratore all'azienda, la capacità professionale, l'acquisizione di quello che è un mestiere che non va perso, fa la differenza. Questo territorio deve anche molto ai lavoratori, alla gente che si prodiga ad inventarsi, a reinventarsi e che chiaramente sceglie di fare questo tipo di mestiere. In questo caso il metalmeccanico, il forgiatore, però anche lì è cambiato il mondo. Oggi anche lì sono subentrate tecnologie, sono subentrati mondi dove non puoi sbagliare e quindi se non sbagli sei all'avanguardia. E qui c'è l'avanguardia. Va detto che in questo territorio molte aziende hanno difficoltà a reperire figure professionali. Infatti era una domanda che ti volevo porre. Questa è un po' una situazione che si legge anche giornalmente sui social, perché addirittura c'è chi, utilizzando anche questo mezzo, cerca personale, perché si arriva, non dico alla disperazione, però veramente alla, Certo. con difficoltà a trovare quelli che possono essere delle figure, alcune apicali, altre invece basiche, definiamole, ma comunque fondamentali per poter portare avanti il lavoro. Sì, oggi chiaramente essere un fresatore, un tornitore, un programmatore, uno stampatore, sicuramente fa la differenza, ti dà un po' di potere contrattuale, chiamiamolo così, cosa che negli anni si è persa, un po' con gli svecchiamenti, un po' col fatto che sembrava che un certo mondo sparisse, quindi qualcuno si è fatto un po' convincere, no? Basti vedere l'auto che fine ha fatto, che certi mondi finiscono e quindi bisogna spostarsi su altro. Qui fortunatamente c'è stata una lungimiranza del sistema industriale tutto, che ha saputo invece investire, credere e fare dei salti di qualità enormi che 20 anni fa, 30 anni fa neanche avremmo potuto immaginarci. E lì dentro ci sta chiaramente il modello occupazionale, il sistema che deve far crescere chi vi lavora dentro, quindi dargli quelle competenze, quell'affezione, quella scelta, no? Dove tu devi scegliere
di essere fedelizzato a quello che è un sistema. Se sei dentro il sistema e hai un mestiere, hai potere contrattuale. Infatti, in questi due anni, il turnover di lavoratori nelle aziende è stato abbastanza alto. Molti lavoratori si sono spostati per migliorarsi, per fare chiaramente esperienze che pensavano magari di ricercare, e questo ha messo anche a dura prova certe imprese, dove se ti va via un manutentore o un tornitore o chi ti gestisce un impianto di un certo tipo, sostituirlo non è semplice. Una figura di esperienza che sicuramente non è facile. Proprio a proposito sempre di laboratori, solo la scorsa settimana ho sentito che i media nazionali parlavano di questo, definiamolo fenomeno, dove ci sono molti giovani che decidono di lasciare il lavoro, anche lavori sicuri, per prendere un attimino il loro spazio e reinventarsi, come dicevi giustamente te. Quindi alla fine dei conti anche questo mondo, si dice sempre, i giovani hanno difficoltà a trovare lavoro, eccetera, però in realtà c'è una situazione che non che si è ribaltata, ma sicuramente diversa, ma forse quello che ci aspettavamo o immaginavamo fosse in questo periodo. Sicuramente c'è un dato, a volte non solo il giovane, ma anche la persona della certa età, 40-45 anni, decide ad un certo punto di interrompere quella che è la sua attività. Sono fenomeni che vanno in qualche modo un po' analizzati. Sicuramente i tempi del lavoro si sono fortemente accelerati, certo. Gli orari si sono fortemente modificati, qui si lavora a volte 7 giorni su 7. Dilatati, giustamente. C'è un momento in cui uno della sua vita prova fermarsi e dire: ma cosa faccio da grande? Perché? Perché ci sono settori che sono in espansione, in crescita, ci sono settori che non si capisce bene quanto dureranno, no? Basti pensare al settore dell'auto, adesso magari si allunga un po' il tempo, però 2035, dopodomani, se si attiene a quelli che sono gli accordi, no? Certo. Di andare al superamento di certi, no? Motori o certi sistemi a scoppio. Poi succederà, non succederà, lo vedremo, sicuramente è un grande problema, ma a volte capita che il giovane, come lo siamo stati tutti, magari non ha ben chiaro cosa vuol fare, non siamo più al tempo in cui il padre terminava la Fiat, entrava il figlio all'Olivetti o magari la fabbrica del territorio. Certo. Io conosco tante persone che hanno fatto tutta la vita lavorativa nella stessa azienda. Confermo. Adesso sempre meno avviene questo, perché i tempi anche di quella che è la maturazione di certi prodotti, certe lavorazioni, sono più corti di un tempo, e quindi questo è anche, secondo me, legato a quello che è un modo di vedere in prospettiva la vita di ognuno di noi, e quindi capire se quel mestiere lì è un mestiere che uno vuole fare per tutta la vita. Certo. Qui gioco forza, però è importante la cosa che dicevo prima, cioè far innamorare del lavoro uno che presta manodopera è fondamentale per un'impresa, perché c'è un legame che non ha prezzo. Non è una questione unicamente economica. Tu fai un mestiere, io ne faccio un altro, uno non guarda sempre il fine economico, c'è anche il fine economico perché bisogna vivere, però poi c'è un qualcosa che il lavoro ti deve dare. E io ho visto molti lavoratori, e vedo molti lavoratori, che quando parli del proprio lavoro ne parlano come dovessero parlare dei propri figli. Cioè, vedi casa il viso propria. Che c'è una reazione, no, che li coinvolge, no, di orgoglio, e questa è la differenza canavesana, e non solo canavesana, però lì le imprese, il sistema, il paese in modo particolare, perché le imprese poi a volte lo fanno anche, poi c'è chi lo fa meglio e chi lo fa meno meglio, però sicuramente il paese deve ritornare a valorizzare il lavoro, la trasformazione, cioè quello che si riesce ad inventare, no, e a trasformare, perché lì fai la differenza su una competizione ormai mondiale. Perché noi abbiamo visto, le auto le fanno in Turchia, nei paesi dove non esistono i contratti nazionali, dove non esistono le regole, dove la sicurezza, abbiamo noi difficoltà, immaginiamo quei paesi in cui non hai neanche il diritto, se sei donna, di votare, di far vedere il tuo viso. Certo. Cioè, lo dico perché anche Fiat produce là, come altri, è cambiato il sistema economico. Noi però lì dentro abbiamo un ruolo importante, come Canavese ma come Italia. Però bisogna che decidiamo di dare una visione di prospettiva a quello che vogliamo fare da grandi. Certo. Perché c'è stato un momento in cui abbiamo ecceduto nelle imprese a troppi investimenti. Perché sembrava che tutti dovessero avere il camice bianco. Io conosco aziende, la Sandretto è una di queste. Ha fatto un mega stabilimento negli anni, no, fine anni 80, pensando ha una capacità di produrre quantità di macchine, quando il mercato cercava macchine specializzate, no? E quindi non di serie, ma bensì
specializzate su quello che l'impresa in quel momento ha bisogno di trasformare. Il discorso che facevi prima di come molte aziende del territorio siano andate a specializzarsi in qualcosa di particolare, lavorazioni meno di massa ma più di precisione, e di conseguenza oggi sono addirittura leader a livello internazionale, questo è importante. Infatti io ne sono orgoglioso, perché comunque questo territorio lo pratico da tanti anni e ho visto, a volte abbiamo avuto anche delle battaglie, degli scontri da un punto di vista dell'argomentazione con alcune imprese che pensavano che i robot non entrassero mai, ad esempio, nello stampaggio, che la meccanica avesse certi limiti. Oggi ci sono cambi generazionali delle stesse famiglie o stessi imprenditori che hanno qualche anno in più, ma che chiaramente hanno fatto un salto di apertura mentale che nessuno avrebbe mai detto, andando indietro con il tempo. La differenza la fai se a un certo punto ti metti in discussione e se scegli che cosa fare. E qui molte imprese hanno scelto di investire nella prospettiva, e questa è la differenza che questo territorio ha rispetto a quello che è magari un problema che possa avere qualche altro territorio, anche al nord. Cioè noi qui siamo riusciti davvero a venire fuori e a reinventarci più volte, e secondo me questo è un territorio che ha un potenziale enorme. Cioè il Canavese, no, compreso il Settimero, tutta la dorsale ciliacese, cioè ci sono insediamenti produttivi che sono all'avanguardia, che a volte non si conoscono, perché chiaramente sono aziende magari non con grandi nomi, no? Non appaiono, però sono imprese che hanno 100, 200 dipendenti e che sono interesse di molte imprese che non sono neanche locali, che provano ad investire. Difatti anche qua c'è il fenomeno di molte imprese con tecnologia all'avanguardia che vengono comprate da fondi, magari fondi industriali, ma che pensano lì di fare dei profitti, con grandi potenziali di investimento, tra l'altro. Basti pensare, no, alla Siderforge, io l'ho conosciuta 30 anni fa come Sima o come Fils, poi diventata Berco, no? Oggi c'è un gruppo industriale veneto che lì ha generato un'azienda che è tra, diciamo, una tra le prime in Europa, se non la prima, la seconda. Ricordo che anche nel periodo difficile del Covid la produzione è andata praticamente sempre avanti. Sempre avanti. Qui ci siamo tirati sulle maniche tutti, noi, i lavoratori, gli imprenditori, eccetera. Questo territorio si è fermato, diciamo, pochissimo. Eppure sembrava che il mercato, no. Oggi abbiamo difficoltà a comprare macchine, sì, si comprano, ma poi non te le consegnano, no? Il movimento terra e tutto quel mondo lì ha tenuto, e queste sono aziende che sono riuscite ad esportare e addirittura sono riuscite a costruirsi magazzini a distanza per servire i clienti, per evitare che il mercato, no, gli soffiasse quegli spazi. Quindi hanno fatto degli sforzi indifferenti, ma dentro quegli sforzi anche, dicevo prima, la capacità di coinvolgere la forza lavoro, che ha capito, che si è resa disponibile. Cioè c'era paura di andare a lavorare, perché poi c'è stato un momento che ci ricorderemo magari negli anni, che però ha fatto sì che comunque ci sia stata una tenuta e una capacità di non perdere nessun pezzo. Cioè, intelligenza, lungimiranza, capacità produttiva, tre caratteristiche che effettivamente hanno permesso al Canavese di riuscire a superare quasi del tutto indenne questo periodo. L'ultima cosa, prima di lasciarci, volevo solo chiederti, questo 2023, appunto, visto il 2022 che è stato complicato, per non parlare degli anni precedenti, qual è la tua visione, qual è secondo te, cosa dobbiamo aspettarci a livello appunto di eventuale crescita? Il Canavese riuscirà a diventare ancora più preponderante in questo mondo industriale, o effettivamente, anche visto che si parla molto spesso, sai, di nuove strade da percorrere per cercare di rendere il territorio sempre comunque appetibile sotto il punto di vista lavorativo? Secondo me il Canavese nel suo insieme, in tutti i settori, oggi ha delle grosse opportunità. Secondo me il 2023 sarà un anno positivo, perché noi siamo abituati ad immaginare l'auto, no? Il movimento terra, no? L'agricoltura, quindi i trattori, le solite. Però questi sono settori che si sono anche inseriti nello spazio, no? Si sono inseriti in settori all'avanguardia. Oggi si parla molto di elettrico, molte di queste aziende lavorano già su componenti elettrici, che cambierà in parte il mercato del trasporto. Lavorano per le ferrovie diverse. Cioè, diciamo, spaziano su diversi settori. Quindi non può che questo territorio crescere. Cioè non può il Canavese andare indietro. Secondo me avrà davanti un 23 e magari pure un 24, salvo che
premetto, non cadano episodi come quelli di questi giorni in certo. alcuni paesi, no, certo. che secondo me davvero sono, fanno riflettere, quando si parla di tanti morti, no, certo. perché trema... No. Purtroppo lì la situazione in particolare, sentivo anche di tutta una serie di, diciamo, mancanze importanti quando certo. oggigiorno effettivamente molte, io dico, automatico a livelli alti ma anche a livelli di amministrazioni comunali locali, molti stanno cercando anche di lavorare sotto il punto di vista della sicurezza sismica, certo. di costruire e di fare attenzione. Purtroppo noi siamo anche figli di un paio di alluvioni devastanti che ci hanno... Ci hanno segnato, però credo che abbiano anche insegnato molto a questo territorio certo, prevenire. Come prevenire certe situazioni. Sicuramente se non ci saranno fenomeni, teniamo presente che abbiamo una guerra in corso, ci sono certo. delle cose che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato nel 2023, però da un punto di vista di quella che è l'economia, io penso nel 2023-2024 il Canavese terrà dritta la barra e avrà delle grandi opportunità, oltre a quelle che già sta peronando e portando avanti. Però servono anche delle scelte, come dicevo prima. Bisogna scommettere su quello che si vuol fare, perché se non si decide mai cosa, su che cosa concentrarsi, rischia che ci si concentra su tante cose ma non sia chiaro l'obiettivo. Io penso che questo territorio l'obiettivo l'abbia un po' centrato e credo che questo dovrebbe portare dei grossi vantaggi, e quindi anche da un punto di vista sia sul territorio di ricaduta, ma anche allo stesso tempo dal punto di vista di quella che sarà la ricaduta occupazionale. Bene, grazie Fabrizio di averci disegnato questo quadro che secondo me è importante e fondamentale, soprattutto perché dà delle indicazioni anche a tutto quello che sono le nuove generazioni e le generazioni attuali che stanno vivendo questo territorio. La speranza è appunto che si continui, come dici giustamente tu, andare avanti barra dritta e riuscire a continuare a essere un punto di riferimento a tutti i livelli. Fabrizio, grazie a voi. E spero chiaramente queste cose poi in qualche modo si consolidino e si confermino prossimamente. Grazie. Grazie.